L'ho già persa, figa. Spicciare il porca troia, siamo qua a fare i vlog. I vlog stiamo... Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Vi portiamo sul triangolo lariano. In particolare siamo sulla discesa Bombella-Boletto. È una discesa che mi ha portato a fare il mio carissimo amico Sandrello. Siamo arrivati qua facendo più o meno un dislivello di 1200 metri e abbiamo fatto un pezzo di dorsale del triangolo lariano dalla Capanna Mara alla Baita Boletto, da cui poi a sinistra parte questo primo pezzo di trasferimento che ci porterà appunto al primo pezzo della performance Boletto che vi faremo vedere più avanti. Quindi adesso facciamo questo primo pezzo di trasferimento. Mangiato un Nazgul, che merda. Trasferimento molto tranquillo, tra l'altro ragazzi noi abbiamo fatto il trasferimento che va dalla Capanna Mara e viene diciamo verso Brunate, ma per chi volesse fare meno dislivello è possibile lasciare la macchina a Como, prendere la funicolare che vi porta a Brunate, poi venire su con la funicolare di Brunate, ti fai polenta, la polenteria alle 8 e mezzo di mattina, polenta chiaramente di colazione in integra, e poi dopo ti fai un 500 metri di dislivello e sei... So, però sì, almeno. Almeno, però è tutta in strada. Parte l'ultimo pezzo che inizia il sentiero delle Baite, in cui appunto inizia la dorsale lariana, e a quel punto potete arrivare facilmente alla Baita Boletto, da cui partono queste discese. Oppure, differentemente, potete continuare ad andare alla Capanna Mara e da quella parte abbiamo altri sentieri che sono molto fighi, come il Fan Trail. Tutti questi nomi di discese del triangolo potete trovarle su Trailforce, e con tutti i gradi di difficoltà eccetera. Non sono semplici, ma fatte con un minimo di parsimonia si riescono a fare tranquillamente. Lascialo lì, lascialo, prima porti a casa tutto. Bello. Bella però, molto flow. Infatti questi pezzi un po' scassati che però ci fanno abbastanza tranquillamente, ragazzi. Ho una bici, noi abbiamo un 130-120, quindi la velocità magari non può essere eccessivamente sostenuta, ma è proprio tranquilla, fattibile, cioè senza grandi... grosse problematiche. Bella però, dai ragazzi, si vede che scendono abbastanza gente, scende perché è abbastanza pulita. Ah.
jolly? Quelli jolly. Perché? Ho visto che c'era il droppettino. Droppettino a terra, si comprime mentre si chiude, mi scalcia su, sto su solo con un piede e sono riuscito a tenerla. Non t'ho ripreso perché ero tanto dietro. E no, ho detto... Adesso qua? Certo cosa. Adesso? Però la gippabile, porca puttana. Beh ragazzi, ci vediamo alla fine della gippabile, ciao. Ora siamo alla Piniera. Exactly. Si trova proprio sul tornantino. Non vedo un cazzo. No, non si vede. Si vede un'ostia. Vabbè, c'è una casa su un tornantino. Quando fate la gippabile per salire, poi ve la trovate sulla destra. Gippabile che si chiama Toboga. Toboga. E qua vedete, quando troverete questo cartello, Tavernerio Emmet B, dovete scendere. E questa è Piniera. Ci sono ste roccettine di sbieco che sono veramente una bastardata. E l'amado. Il giollone! È arrivato il giollone anche per lui! Senza un piede! E comunque ho preso una linea di merda. Cioè, vegetazione da argentario, cazzo. La Madonna. La Madonna! Cioè io non so la gente come fanno a frenare qua, boh. Tutta frenare in curva più che altro. Tutta a fuoco e... Cioè io comunque in curva tengo frenato. Non riesco a mollare. Più che altro che è un brecciolino bastardo questo. Se tu molli, in curva non freni? Sì, no, certo che freno. Siamo arrivati qua
alla fine della discesa della piniera. Come avete visto sono abbastanza impegnative ma fattibili anche a basse, più basse velocità. E adesso ci toccherà tornare a casa, un altro trentello di chilometri, belli easy, e niente, rientriamo in strada. E qua praticamente siete a Tavernerio e potete, nel caso in cui avete lasciato la macchina a Como, tornare a Como facilmente. Ciao a tutti, spero che questo primo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!